Filippo. Tra l'altro la sintesi ci consente anche di recuperare qualcosina, quindi perfetto. Allora adesso lascio la parola ad Alessio Valentini, nella doppia veste startupper barra professore all'Università di Atusha, che ci racconta che cosa stanno facendo nel campo d'arte. Grazie a Cineca per l'invito, ma soprattutto perché se oggi sono qui è perché abbiamo fatto i calcoli a Cineca che altrimenti non avremmo potuto fare, quindi un doppio ringraziamento. Io vi parlerò di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è come fare i soldi con la bioinformatica e con la genetica nel sistema di sussidenza, che è un po' diverso da fare i soldi con i soldi come il relatore che mi ha preceduto. Vi parlerò di microbiomi. I microbiomi sono l'insieme dei microbi che stanno in un qualche ambiente. Oggi si parla di microbiomi, c'è questo suffisso OMA che si fa riferimento a tutte le cose che si fanno in grande. Quindi i genomi rispetto alla genetica significa che abbiamo tanti geni, tanti acidi nucleici pieni di informazioni. Fino a un po' di tempo fa non si parlava di microbioma perché i metodi classici studiano un microbo per volta. La rivoluzione c'è stata con quella che oggi va sotto il nome di Next Generation Sequencing, e cioè con il sequenziamento in parallelo, guarda caso la parola chiave parallelo oggi è stata ripetuta un po' da tutti, non si fa solo con l'informatica ma anche con la biochimica, questo ci consente di avere decine se non centinaia di milioni di sequenze di acidi nucleici, e quindi abbiamo non l'informazione di un pezzetto di DNA per volta ma di tantissimi tutti quanti insieme. Ovviamente ha rivoluzionato tante cose nel Next Generation Sequencing, io mi limiterò a quello relativo allo studio dei microbi. Di solito, diciamo, quando si lavora sui microbi non si lavora sull'intero genoma perché sarebbe un po' troppo complicato, anche perché stranamente si conosce molto poco del genoma dei microbi. I microbi che sono stati caratterizzati completamente sono molto pochi. Invece una regione precisa, che è l'RNA ribosomale, un particolare RNA ribosomale, è stata caratterizzata in moltissimi microbi e quindi viene usata come proxy di quello che è il microbo stesso. L'altro elemento importante nella caratterizzazione del microbioma è avere dei database quanto più possibile grandi, quanto più possibile informativi e precisi, per poter riferire la sequenza che ho fatto con l'NGS al database e quindi estrarre dal database l'informazione su quale microbo ha su di sé quella particolare sequenza. E a questo punto abbiamo la nostra risposta, che è quali microbi sono presenti in un certo ambiente e in parte, anche se non precisissima, anche quanti ne sono. E quindi abbiamo cominciato a divertirci. Ovviamente uno dei primi target è stato il microbioma umano, e è stato veramente interessante studiarlo perché si è visto che non ce n'è uno di microbioma umano, ma ogni distretto del corpo umano reca una ecologia di microbi molto differente l'uno dall'altro. E quindi io nemmeno lo sapevo, no, che c'è un microbioma, quando ho letto questo articolo, c'è il microbioma dietro le orecchie, c'è nel collo, ovviamente nelle ascelle, eccetera eccetera, tralascio diciamo distretti imbarazzanti. Tra parentesi, i microbi rappresentano 10 volte le cellule umane e su di loro sono rappresentati 100 volte più geni del genoma. Ma i microbiomi sono estremamente presenti e importanti nell'acqua e nell'aria.
dove svolgono delle funzioni importantissime nel bene e nel male, nel bene per esempio della bioremediation da inquinamento, nel male perché possono rilasciare elementi gassosi che aumentano l'effetto serra. Fondamentale è il ruolo dei microbiomi nel suolo. Qui molti di voi penso che vengano da Bologna, quindi dalla pianura padana, non so se ve l'hanno mai detto, ma la pianura padana tra qualche decennio sarà un deserto, perché le coltivazioni intensive hanno portato a una distruzione del microbioma del suolo e i concimi inorganici, l'azoto e il fosforo, non sono sufficienti a mantenere in vita le piante. Quindi tra un po', se non si sostituisce il microbioma distrutto, la pianura padana sarà un po' come Sahara. Un altro aspetto che è largamente poco studiato, ma secondo me, secondo la molecola Digital Diagnostics, è notevole promessa, è il microbioma degli alimenti. C'è il microbioma negli alimenti? Sì, ovviamente sì quando vanno a male, ma ovviamente sì quando li prepariamo. La birra e il pane, per esempio, contengono microbiomi estremamente interessanti. I sottaceti o i crauti, i salumi, il salame senza microbioma è una salsiccia e diventa salame dopo che i microrganismi hanno lavorato sopra e hanno trasformato le proteine in una sostanza fragrante e profumata. Ci sono nel mondo si fermenta di tutto, in Vietnam fermentano il maiale, in Giappone i fagioli, in Corea il cavolo, il kimchi. Bene, ovviamente ci sono tanti altri alimenti fermentati, noi ci siamo occupati di due perché speriamo su questi di farci un business. Quindi abbiamo scelto i formaggi e il vino. I formaggi si sono serviti un po' come tester, perché c'è un business anche sui formaggi, per carità, insomma, voglio dire, il grana, il parmigiano, insomma, sono mercati estremamente interessanti. Il vino però ci piace ancora di più, nel senso che, non so se lo sapete, ma un consulente enologo che ha una preparazione empirica, per cui lui sa che facendo una certa cosa allora avviene la fermentazione manolattica, arriva con l'elicottero, fa una visita, prende 300.000 euro e poi va da un'altra parte. Quello che volevamo fare noi invece era, vabbè, pigliamo il tuo vino, lo mettiamo dentro un sequenziatore NGS, ci buttiamo dentro il calcolo di Cineca e per molto meno ti diamo una consulenza e ti diciamo se ci sono effettivamente i microbi che fanno la malolattica. Io vi presento solo il formaggio per motivi di rapidità. Allora, abbiamo lavorato su tre tipologie di formaggio di due specie, quindi capra e pecora, entrambi sono formaggi a latte crudo, quindi formaggi che hanno una flora batterica estremamente interessante. Tra parentesi, soprattutto quello di sinistra, per motivi di privacy non vi dico chi è, ma insomma sono formaggi molto famosi, hanno vinto un sacco di premi, li potete trovare da Italy e acquistare. Allora, noi abbiamo seguito tutta la filiera della produzione, dal latte crudo iniziale fino al formaggio stagionale. Diciamo una cosa molto semplice, si prende il campione, si manda a sequenziare e poi con la bioinformatica tiriamo fuori quali batteri, nel caso del vino abbiamo lavorato anche sui lievi, che non sono batteri ma anche lievi. Vediamo quali batteri e in quale percentuale sono presenti in questi materiali. Allora, è complicato, ma diciamo, guardiamo il quadro in generale, no? Questo è il latte di partenza è un elemento estremamente ricco di batteri. Qualcuno magari può fare un po' male, c'è questo qua che non va tanto bene perché è un Escherichia coli che si porta dentro un pezzo anche di Shigella, che non è una bella cosa, e poi vedremo cosa succede.
però la cosa che colpisce è che il latte è un alimento vivo e contiene potenzialmente tutta una serie di microrganismi che possono essere utilizzati sia dal punto di vista tecnologico per avere una trasformazione che porti a un prodotto interessante dal punto di vista del mercato, sia anche per esempio dei batteri molto interessanti per il loro effetto probiotico e quindi che vanno a favorire il microbioma del nostro intestino. Andando a vedere cosa succede nel formaggio stagionato, invece vediamo che alcuni batteri hanno completamente soppiantato altri. Questo però non significa che i batteri precedenti, quelli uccisi, non abbiano comunque conferito al formaggio degli aromi e dei sapori particolari che poi sono importanti per il mercato. Purtroppo, nonostante la stagionatura, nonostante il sale, abbiamo anche in piccola parte alcuni batteri che non vanno bene. Quindi questo è sia un sistema per controllare l'evoluzione dal punto di vista organolettica e quindi diciamo edonistica del prodotto, sia anche la sicurezza del risultato. Allora, sono alla fine, ci sono alcuni problemi da risolvere. Solo pochi batteri sono ancora sequenziati e anche se facciamo il ribosoma, però poi il riconoscimento che quello è quel particolare batterio avviene con metodi classici che sono lenti e quindi purtroppo abbiamo questi database che sono ancora imperfetti. I database pubblici sono, non sono aggiornati. Questo è un po' una strategia di mercato degli universitari, io ho il doppio cappello, insomma capisco i miei colleghi. Se io l'informazione più aggiornata la metto a disposizione di tutti, poi io non posso fare un certo numero di pubblicazioni perché mi arrivano gli altri e mi passano avanti. Quindi volutamente questi database non sono molto aggiornati. Certo, si potrebbero fare a casa propria e poi vediamo. Anche la bioinformatica, l'informatica ha un po' di ritardo. Ci sono degli algoritmi che funzionano discretamente bene, però a mio parere se questo non è un lavoro solamente di ricerca, ma un lavoro che deve dare servizi all'industria, beh, bisogna aggregarsi, quindi bisogna avere la possibilità di avere delle routine molto più veloci. Ma queste sono delle idee buttate là così, insomma, molte altre se ne potrebbero aggiungere, però ci dovrebbe essere un finanziamento europeo piuttosto che italiano, piuttosto che regionale sul target di interesse. Non a caso parlo a Bologna, secondo me, a parte la medicina che interessa tutti, però sull'agroalimentare Bologna fa una bella fetta di vita. Quindi diciamo investire in progetti che riguardino il microbioma del food mi sembra estremamente un uso appropriato dei fondi pubblici. Ovviamente arricchire di genoma completo le informazioni genomiche e poi forse questo è un compito per Cinega. Io qui lancio un, come dire, un sasso e non nascondo la mano, perché non implementare, tenere aggiornati come minimo settimanalmente dei database open anche per l'accademia ma anche per l'industria, cioè il business si fa meglio quando l'informazione di base è aperta a tutti. E poi un'altra sfida ai più informatici del Cineca, cioè vogliamo roba più veloce, quindi datevi da fare. Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti i relatori, lasciamo lo spazio al prossimo workshop. Se ci sono domande vi chiedo di andare allo stand del Cineca e magari cioè, un attimo per rispondere. Grazie a tutti.